I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. Ciao Marcello e buona giornata a tutti i nostri telespettatori. Sto in mezzo a un campo di fragole, ho raccolto qualche fragola perché oggi parleremo delle fragole. La prima domanda che vi faccio, cioè vi chiedo, secondo voi la fragola è un frutto o è un falso frutto? Vorrei ascoltare le vostre risposte. Ciao Stefano, buongiorno, ciao Luca. Ciao Renato. Buongiorno. Vedete questo frutto, che diciamo frutto ma in verità è un falso frutto. Ma allora qual è il frutto? Il frutto è rappresentato da questi acheni che nascono negli ovari del fiore, che è un'infiorescenza e dà vita a un'infruttescenza. Quindi questi sono i frutticini, circa 200, poi sono gli organi anche di riproduzione. La parte che noi gustiamo su cosa buona cos'è? Questa parte qua è l'ingrossamento, vedete, dell'estremità del peduncolo che si chiama ricettacolo e dà vita a questo falso frutto che noi mangiamo. Mangiate le fragole, mangiatele, comprate anche le piantine. Stefano, uno può comprare la piantina, ma come ci si può divertire a casa nostra con una riproduzione asessuale, cioè senza i gameti maschili e femminili? Io voglio questa fragola, allora cosa devo fare? Quindi andiamo a fare una riproduzione agamica, quindi per parte di piante, utilizzando una caratteristica delle fragole che è la produzione degli stoloni. Facci vedere come bisogna agire. Recidiamo lo stolone, l'andiamo a collocare al centro del nostro vasetto. Provvederemo con frequenza a nebulizzare l'apparato fogliare, ma anche ad innaffiare il terreno. In 30-60 giorni farà una nuova produzione anche lei. Il mago Stefano Green. Allora, dicevo prima, mangiate le fragole. Pensate, questo scrigno qui dentro contiene un concentrato di molecole antiossidanti e molecole antinfiammatorie. Quindi significa che la fragola è amica della pelle, adesso è l'estate, ci mettiamo sotto il sole, fa bene anche al cuore, fa bene alle arterie, fa bene anche al sistema immunitario. Però le fragole vanno lavate sempre. Tu ce l'hai biologiche qua, beato te, te le mangi quando vuoi. Allora, Renato, ciao. Che per l'estate, una cosa semplice, io torno a casa dal mare, che posso fare? Una ricetta semplicissima, Luca. Delle fragole, tagliamole accuratamente e condiamole con un po' di succo di limone, anche in questo caso un limone biologico, senza zucchero. A parte, io ho tagliuzzato della spigola, alla quale unisco un po' di acqua, fatta con l'infusione delle foglie della fragola, quindi qualche ora in infusione, e questo sapore dolciastro conferisce un sapore molto particolare. All'interno di un contenitore per stampini, metti il pesce. Mettiamo il pesce, così pigiamo un pochino ai lati e lo sformiamo. A parte mettiamo le fragole in questo modo, quindi è un ottimo secondo piatto, ma può essere un piatto completo. L'ora è quella giusta, adesso ce lo mangiamo, dico, scusate. E quindi condiamo il pesce con del miele al pepe. Grazie, tu sei un artista della cucina. Grazie. A questo punto a voi la linea, quando comprate le fragole, comprate le biologiche, lavatele bene, comprate quelle che vengono coltivate vicino casa o quelle italiane, perché le fragole italiane sono soggette a regole molto ferree. Attenzione alle fragole estere, quelle spagnole, perché lì utilizzano antiparassitari che da noi sono vietati, però quando arrivano le fragole noi mangiamo fragole e antiparassitari che loro utilizzano, mi raccomando. A voi la linea, grazie Renato. Grazie.